però ho detto tante volte che bisogna ridare importanza alle proprietà, a chi investe capitale, se no si finisce per continuare il calcio a chi lo può fare a fondo illimitatamente perduto. Quindi sono convinto, e l'ho detto tante volte, quali sono le cose, no? Di riparametrare lo stipendio con un indennizzo, una cosa che ha teorizzato anche l'ascoltatore, ma tutto andava gestito prima. Andavano diminuiti quando le più grandi società del mondo del calcio erano tutte pesantemente indebitate, e si capisce, a un certo punto lo dichiarano autoiscrivendosi a una superlega, cioè quello era il modo di dire che quelle società non ce la facevano più a fare conti con questi costi del calcio. Bisognava abbassare i costi, cioè la risposta era abbassare i costi per legge. L'ho detto tante volte, la legge naturale economica è tragica, è il grande che mangia il piccolo, e il grande ha sempre più fame e gli si allaga lo stomaco più a mangiare e non smette mai, è così, è la legge naturale, è quella che porta allo squilibrio. La legge politica è quella che porta equilibrio, e la fa l'uomo, la fanno i dirigenti, bisognava subito, e i sistemi che funzionano sono quelli equilibrati, politici, sociali, culturali, sportivi, anche quelli elitari come l'NBA hanno delle regole sui costi. Il calcio non se l'è voluto dare, oppure se l'è data e poi l'ha rinnegata, appunto per vendere debiti ai soldi degli emiri. Questo ha fatto un disastro, questo è un disastro, perché se tu calmavi i costi tu potevi continuare dovevi ricreare un equilibrio calando i costi. Non è stato fatto. L'unica legge seria è anzitutto questa: il costo più importante era il costo del lavoro. Bisognava per forza in tutti i modi mettere un tetto salariale lega per lega, campionato per campionato, squadra per squadra, non è comunista. Bisogna lasciare una mobilità a chi vuole investire di più, però parametrare, e con l'obiettivo di calare di molto il costo del lavoro. Abbiamo scoperto che il Barcellona aveva un costo del lavoro del 120% rispetto al fatturato, ma è una cosa assurda, cioè una squadra così la togli di mezzo, e togli di mezzo la squadra più importante degli ultimi 20 anni del calcio mondiale, no? Sarebbe stato incredibile. Ecco, un'altra è anche quella di dare forza ai presidenti coi soldi, con gli investimenti che fanno, quindi di dargli un po' di appartenenza al valore dei giocatori, se no un giocatore dal momento che firma il contratto è come se mettesse un timer, no? Quindi invece tu continui a pagarlo, lo paghi magari in caso infortunato, lo valorizzi, lo fai crescere, però ogni giorno che tu stai facendo questo lavoro di crescita del giocatore ti vale sempre meno, cioè si avvicina alla scadenza e ti vale meno, e vale ha più potere lui. Bisognava fare diverse leggi che riportassero equilibrio, ma dovevano tutte avere una stella polare, era l'abbassamento dei costi. L'alternativa era fare entrare i soldi degli arabi, e per ora si è andati avanti su quell'alternativa, cioè continuare a far crescere le entrate. E quindi dice lui: è amorale, i soldi da qualche parte vanno. Io, visto quello che fanno a volte con soldi in quei paesi, possono anche andare alle persone alla mano d'opera, possono andare ai calciatori, trovo tanto amorale quello. Trovo assolutamente sbagliato non essere intervenuti su costi.